Non manca molto ad un trailer riguardante la modalità online di Red Redemption 2. Ancora una volta andiamo a vedere insieme le ultime info trapelate di questa nostra prossima esperienza. Sembra che alcuni utenti hanno scavato tra i file riguardanti il gioco, trovando vari collegamenti. Prima di startare però, vi ricordo che tale modalità online sarà disponibile già da questo mese, sotto forma di versione beta, almeno fino ad inizio 2019, per poi essere rilasciata completamente proprio in quell'anno. Rockstar ha voluto adoperare questo metodo per i quasi inevitabili bug e problemi tecnici iniziali, rendendo la situazione del tutto più leggera e comprensibile per tutti noi. Dato che questa beta sarà rilasciata questo mese, aspettatevi informazioni ufficiali da Rockstar Games molto ma molto presto. Prima che uscisse il gioco, Sony ha rilasciato anche contenuti iniziali bonus di 30 giorni per i possessori di PlayStation 4 attraverso un video, video che nel complesso riguarda la personalizzazione di noi stessi e di ciò che ci circonda. Eccola qua. Passiamo ora a tutte le informazioni trapelate. Il reparto multiplayer conterrà il Rockstar Editor, funzione molto aspettata, presente anche in precedenza nello stesso Grand Theft Auto V. Probabilmente non sarà disponibile dal lancio, magari attraverso un aggiornamento successivo, ma sappiamo per certo che potremo sbizzarrirci nel creare video creativi. Ci saranno modalità competizione tra avversari, simili a GTA Online, come la probabile Battle Royale. Rianima e sopravvivi, dove due squadre devono cercare di restare integre, con un tempo ristretto per rianimare il proprio compagno prima di venire eliminato. Poi c'è Money Grab, dove anche qua due squadre devono combattere per procurarsi borse piene di soldi in una locazione contrassegnata sulla mappa. Una volta presi i soldi, il gioco si aspetterà che li porteremo nel minor tempo possibile alla nostra base. Saranno presenti anche delle sessioni private, dove potremo stare tranquilli da soli o con chi vogliamo invitare. L'unico problema potrebbero essere i cacciatori di taglie. Vedremo anche i PvE, ossia player versus enemy. Tutto ciò è inteso come giocatore contro nemico, più nello specifico contro gli NPC. Tutto ciò si è scoperto grazie anche alla Companion App, che come abbiamo visto nel video precedente, ormai è fonte di news interessanti, come la stessa probabile versione PC del capitolo. Non mancheranno ovviamente anche deathmatch, gare e missioni, spedite da chi conosceremo. Qui abbiamo una lista ricca di codici, ovviamente provenienti da Red Dead Redemption 2. Possiamo notare accenni a duelli, semplici funzioni del gioco, l'abilità del predatore, che a quanto pare sarà disponibile anche nell'online per cacciare. Sarà presente anche una possibile pesca e altro. Non mancherà assolutamente la funzione di acquisire proprietà e altro, assente nella storyline. A parte appartamenti e case, ci saranno dei veri e propri centri di business, come magari un proprio hotel, un proprio saloon o un ranch. Ecco qui alcune delle proprietà. In questo caso sono 10, tutte contrassegnate con un valore di 1000 dollari, valore che come andremo a vedere per i cavalli varierà, dato l'utilizzo di un placeholder, ossia una stima momentanea, che abbiamo visto anche nel precedente video. Stranamente, solo la proprietà numero 6 contiene una sorta di frase, con lo scopo di presentazione. Traducendolo in italiano, ci dice "robusta familiarità di campagna". Come potete vedere, non ci dice praticamente nulla. Ora passiamo ai veicoli, parlando anche dei cavalli. Questi sono i nomi di alcuni dei veicoli con cui potremo interagire. Una piccola diligenza, carro da trasporto, carro da guerra, carro con Gatling, il mitragliatore, carretto con cavallo, carro rifornimenti e per ultimo utility wagon. Ma sinceramente non so bene a cosa si riferisce. Invece 500 dollari indicano il placeholder dei cavalli. Alcuni di quelli che potremo vedere sono questi: Turkoman, Dutch Warmblood, Missouri Foxtrotter e Hungarian Half-Bred. Vi ricordo che anche grazie ai contenuti in esclusiva Ultimate Edition sappiamo che anche qua potremo avere il nostro accampamento, personalizzandolo. Anche qua ci saranno i ranghi, raggiungibili probabilmente fino al 50. Con tutto ciò, per oggi il video si termina qui. Non credo ci sia altro da aggiungere, a parte fatti che ho già nominato nei miei due video scorsi proprio su questo argomento, ossia l'online. Quindi vi lascio in alto a destra, nelle schede, questi due video dedicati per ampliare la vostra conoscenza. Alla prossima, fuori legge!